Buonasera, benvenuti a Lunedì Bianco Celeste, vi facciamo compagnia come ogni lunedì naturalmente in diretta per commentare le vicende del Treviso nella stagione 2012-2013, vi faremo compagnia naturalmente per tutto l'anno. Ci troviamo anche oggi a commentare una partita bella, ben giocata dal Treviso, purtroppo però ancora zero punti, una partita da altri tempi, di altre categorie sicuramente, perché al Tenni è arrivato il Lecce fino a qualche mese fa in Serie A e adesso considerato a ragione l'autentica favorita per la promozione diretta in Serie B. Una partita sfortunata e decisa da alcuni episodi come è stato nelle scorse settimane e come vedremo anche questa sera. Con me naturalmente anche questa sera Silvia. Ciao Silvia. Ciao Luca, ciao, buonasera a tutti, ben ritrovati. Dopo l'esordio di 7 giorni fa, adesso ormai sei abituata anche alle telecamere sì, e a questo studio. Sì. Mi andrà benissimo, ma già era andata bene la settimana scorsa. Sì. E allora, presentiamo subito gli ospiti di questa sera, poi naturalmente tutti i numeri di questa quarta giornata del campionato di Prima Divisione, il Girone A. Vediamo gli ospiti. Diamo il benvenuto all'ex portiere del Treviso nella stagione 99-2000, a Marco Fortin. Buonasera. Buonasera. Buonasera Fortin. Prego. Secondo ospite è il responsabile marketing del Treviso, Giuseppe Camerin. Buonasera Camerin. Ciao Luca. Ciao Silvia. Buonasera. Potrà anche dare qualche ufficialità interessante Camerin questa sera, già anticipata dal presidente, ne parleremo durante la puntata. E poi abbiamo il preparatore del settore giovanile, sempre dei portieri del Treviso, Federico De Marchi. Buonasera De Marchi. Buonasera. Buonasera. Ciao Luca. Buonasera. Ciao. Quindi abbiamo due ex, uno attuale numero uno, lo ricordiamo a questo proposito, noi abbiamo ricordato le stagioni che ha giocato nel Treviso, 3 stagioni se non vado errato, però attualmente gioca ancora dopo una bella esperienza a Cipro, ne parleremo durante la puntata, attualmente gioca nel Terma Labano, giusto Fortin? Giusto. E dicevo, un altro ex numero uno, De Marchi, ci sarà utile la vostra presenza questa sera perché c'è da commentare anche qualcosina come l'incredibile gol del vantaggio di ieri del Lecce e lo sfortunato Campironi che salutiamo, purtroppo ieri un piccolo problemino alla caviglia dopo che 7 giorni prima a Trapani aveva subito un infortunio che sembrava decisamente molto più grave, per fortuna niente di preoccupante. Ricordiamo subito, prima di vedere i risultati della quarta giornata, anche i numeri per contattarci. Sì, esatto, vi ricordiamo che ci potete contattare anche durante la serata, il nostro numero di telefono 0422 360523, oppure potete scriverci alla nostra pagina Facebook Lunedì Biancoceleste, a Twitter @lunedibc, oppure c'è anche la nostra mail lunedì.biancoceleste@gmail.com. Allora, una puntualizzazione riguardo alla mail, non fate confusione, lunedì senza la i accentata, quindi lunedì senza accento. Scriveteci anche durante la settimana, poi naturalmente leggeremo i vostri messaggi o i vostri post nella prossima puntata di Lunedì Bianco Celeste. Vediamo allora tutti i numeri della quarta giornata, a cominciare dai risultati di ieri. Ricordiamo che una partita si gioca, si sta giocando stasera, vi daremo anche gli aggiornamenti. Prima però i risultati di ieri. Sì, vediamo che Carpi Cremonese 1-1, Como Portogruaro 1-1, Cuneo Albino Leffe 0-0, Ferralpi Salò Reggiana 2-1, Lumezzane Sud Tirol 1-0, San Marino Pavia si sta giocando in questo momento, Treviso Lecce 1-3, Virtus Entella Trapani 3-2 e ha riposato il Tritium. Allora adesso anche la classifica, poi finita la classifica Silvia vediamo se c'è già qualche aggiornamento su Pavia San Marino. Sì, vediamo che in vetta c'è sempre il Lecce con 12 punti, segue Virtus Entella a 9, Carpi 7 punti, 6 punti con Trapani, Reggiana, Ferralpi Salò, Como, Portogruaro e Lumezzane sono a 5, Cremonese, Sud Tirol, Alto Adige e Cuneo a 4, San Marino a 3, Pavia, Tritium 1, Treviso purtroppo sempre 0 punti e Albino Leffe meno 4. Ricordiamo naturalmente anche le penalizzazioni, l'Albino Leffe partiva da meno 10 per la questione del calcio scommesse, invece la Cremonese da meno 1. Abbiamo Silvia aggiornamenti per caso su San Marino Pavia, ricordiamo che è il
posticipo di questa sera. Sì, infatti vediamo che si sta giocando in questo momento e vediamo il vantaggio del Pavia con una rete. 1-0 quindi per il Pavia. Tra l'altro ne approfitto anche per ricordare subito che anche la settimana prossima ci sarà un posticipo, ci riguarderà direttamente perché si giocherà lunedì Albino Leffe Treviso, quindi non andremo in onda regolarmente ma il martedì, stessi orari. Allora, prima di vedere la sintesi del primo tempo, chiedo un commento veloce alla partita a chi ieri l'ha vista, a cominciare da Camerin. Anche questa volta ci troviamo a commentare un Treviso in parte sfortunato, una partita decisa dagli episodi, del resto si sperava, ma non ci si poteva aspettare di fare punti proprio contro Lecce, visto quello che ha fatto finora e quello che promette di fare. Sicuramente all'inizio nessuno pensava di poter fare punti in questa partita, però diciamo che chiunque ieri era allo stadio, tu poi me lo confermerai, potrà dire che il Treviso non abbia fatto forse la miglior partita di questo inizio di campionato. Una squadra che per un'ora non si sapeva bene qual era delle due squadre che era in testa e quale era in coda, per cui questo è sicuramente benaugurante, diciamo, per il futuro. E Marche, sta pagando un po' qualche episodio anche sfavorevole il Treviso. Certo, quattro sconfitte di seguito cominciano a essere pesanti, in realtà però forse il Treviso qualche punto in più degli zero lo meritava. Ma sicuramente, anche vedendo le altre partite, il Treviso non meritava, anche se anche ieri il 3-1 penso sia un risultato molto pesante per il Treviso. Non meritava assolutamente, cioè, almeno il punto ci stava benissimo per il Treviso. Purtroppo ricordiamo che ieri incontrava il Lecce, una squadra che insomma è una squadra che lo scorso anno faceva la Serie A e molti giocatori sono rimasti a fare appunto la prima divisione con Lecce stesso. Dunque, diciamo, forse la differenza di ieri sono stati gli episodi, ma soprattutto l'esperienza dei giocatori del Lecce in confronto con del Treviso. La qualità di alcuni singoli. Ricordiamoci che il Treviso, come età media, penso sia una delle squadre più giovani della prima divisione. Assolutamente, tra l'altro 3-1 è arrivato ormai quando la partita era chiusa, quindi risultato un po' bugiardo anche per questo. Vediamo subito la sintesi del primo tempo, perché dopo chiederemo un commento su alcune azioni di gioco anche a Marco Fortin, approfittando della sua esperienza di portiere. Allora vediamo la sintesi del primo tempo di Treviso Lecce. Piccone, Salvi. Lo scambio con Tarantino, Salvi si fa spazio, prova al destro, palla a lato. Ora Bogliassino va a ringhiare Fortunato, bravo a rubar palla, se ne va Fortunato, c'è un po' di spazio sulla sinistra, prova a involarsi l'ex giocatore della primavera dell'Inter, una finta, Fortunato il destro. Debole. Palla che finisce docile tra le braccia di Benassi. Parte Memusciai, il tiro, Campironi vola e palla in calcio d'angolo. E ora Campironi chiede ai compagni di andare su, probabilmente andrà a rinvio lungo. Si sta svegliando Lecce negli ultimi due minuti, un paio di brividi per Campironi, sempre molto attento. Il rinvio stavolta è sbagliato, prova Chiricò ad approfittarne addirittura con una prodezza. Ed è un gol eccezionale per il giocatore del Lecce al 21esimo minuto. Ancora una volta, causa di una disattenzione, il rinvio errato di Campironi, ma poi Chiricò si è inventato veramente il gol della domenica. E adesso è festeggiato da tutti i compagni. Tarantino, entra in area Tarantino, un dribbling, Tarantino finisce giù, calcio di rigore! Tarantino contro Benassi, parte Tarantino, tiro, rete! Treviso 1, Lecce 1, il gol di Nazareno Tarantino al 29esimo minuto. Spiazzato il portiere del Lecce Benassi e il Treviso raggiunge il pareggio, l'abbraccio tra Tarantino e l'allenatore Maurizi. Tutta la squadra va da Genore Maurizi. Tutti e tre su calcio di rigore, attenzione adesso alla punizione, Bogliassino, la battuta! La palla che sibila, fil di palo, era volato Campironi. Prova ad andare sul fondo Bogliassino, Brunetti va a chiudere, palla sul secondo palo, colpo di testa e palla fuori. E quindi questo è il primo tempo di Treviso Lecce, come si è visto anche dagli highlights, una partita piuttosto equilibrata. Il Treviso è stato bravo a reagire subito al gol di svantaggio, ha tenuto testa per tutti i 45 minuti al Lecce e se vedrete la partita subito dopo la nostra trasmissione vedrete anche che il Treviso ha tenuto bene il campo oltre alle azioni da gol create. Io chiedevo prima, dicevo prima che avremmo chiesto a Marco Fortin, perché avete visto il gol
del Lecce del vantaggio, nato da un rinvio sbagliato di Campironi. Poi Chirico ha fatto davvero una prodezza. La domanda è: cosa può fare in un caso del genere un portiere? Ma credo che innanzitutto bisogna applaudire la prodezza del centrocampista, perché in quei casi lì il portiere, insomma, sì, possiamo dire che abbia forse sbagliato il rinvio. La palla è arrivata a centrocampo, insomma, il gesto atletico del centrocampista è premiare. Poi riguardavo adesso l'immagine, la palla era altissima, quindi secondo me il portiere era ed è stato incolpevole per quanto riguarda il gol. In questi casi c'è anche forse un po' di difficoltà a valutare la traiettoria. Sì, forse è un gol che prendi in tutta la carriera. È stato sfortunato perché diciamo che l'avversario ha trovato il classico jolly, una parabola incredibile, la palla è altissima, poi è scesa all'ultimo, quindi io direi che le responsabilità del portiere sono pressoché nulle. Poi bisognerebbe riguardare tecnicamente tutta la corsa del portiere all'indietro, ma stiamo parlando di dettagli, è stato un gol secondo me straordinario e irripetibile forse. È stato penalizzato anche dal fatto che forse è uscito abbastanza per fare il rinvio, poi il fatto che l'abbia sbagliato ovviamente ha complicato un po' le cose. Sì, forse sì, ma è un... Sì, non che sia un errore uscire per il rinvio, diciamo. La difesa era alta, se l'ha portata sul piede giusto, ha calciato forse un po' corto, ma se ne sbagliano di rinvii così, insomma, credo, ripeto, lo ritengo assolutamente incolpevole. Diciamo che si è già giocato il suo jolly, visto che capita una volta nella carriera. Possiamo sperare che sia l'ultimo. Sottolineerei il buon intervento fatto da Campironi nella punizione per quanto riguarda il primo tempo. Sì, e tra l'altro nel secondo c'è una vera e propria prodezza, la commenteremo anche quella, perché davvero si è riscattato anche di un eventuale errore Campironi, che comunque è sempre stato tra i migliori sia l'anno scorso che quest'anno. Tra poco allora le immagini del secondo tempo, prima però ci dobbiamo fermare. Vi aspettiamo dopo la pubblicità. Guardiamo insieme la sintesi del secondo tempo, Treviso-Lecce. Palla all'indietro per Fortunato, tocco corto, Rizzo, buono il pallone, il destro, alto di un metro. Attenzione, palla regalata a Lecce, Chirico indietro, Bogliasino, tiro, Campironi, miracolo del portiere biancoceleste ancora una volta. Attenzione, il pallone in mezzo, Diniz, secondo palo, palla alta di un soffio, Falco sul pallone con il sinistro. Parte Falco sulla barriera, poi di nuovo Falco. Il suo destro finisce alle stelle. Ora la punizione. Bogliasino va sul secondo palo a cercare Diniz. La sponda sul secondo palo. Arriva il gol di Foti. Regolare. Secondo il guardaline, che adesso è attorniato dai giocatori del Treviso che protestano per un fuorigioco, ma quel che conta è il risultato. Ora Piccone prova a spizzare per sì, attenzione a un infortunio di Diniz, la palla è per Madiotto adesso, area di rigore, Madiotto prova ad accentrarsi, il destro a giro, debole, serie di batti e ribatti, poi Foti con il petto, prova a mettere in movimento Memushai, lo slalom, Memushai ne salta due, il sinistro, ed è il terzo gol del Lecce. 41esimo minuto del secondo tempo, il gol di Ledian Memushai. È la sua seconda marcatura stagionale, ha fatto tutto da solo il centrocampista albanese. E quindi abbiamo parlato di un bel Treviso nel primo tempo, nel secondo è venuta fuori, come diceva anche De Marchi prima, l'esperienza e la qualità dei giocatori del Lecce. Il Treviso si è via via spento e quindi sono arrivati i 3 punti per la squadra salentina. Però comunque resta una discreta prestazione e gli 0 punti in classifica. De Marchi, tra l'altro, dicevamo prima di Campironi, volevo chiedere anche a te, in quanto preparatore anche dei portieri del settore giovanile del Treviso, quella piccola indecisione. Fortin l'ha già assolto, noi anche in realtà, però nel secondo tempo ha fatto un intervento strepitoso, abbiamo visto su Bogliasino. Sì, per quanto riguarda il gol sono d'accordo con Marco, cioè in quelle situazioni là forse un piccolissimo appunto si può fare, perché magari forse non è partito subito. Partito quella frazione di secondo dove non è riuscito ad arrivare sotto la traversa. Magari non se l'aspettava neanche. Sì, neanche. Se l'aspettava in pochi, sì, per dire la verità. Anche perché il tiro ha proprio andato proprio a fil di traversa, come si dice, e non ci è riuscito. Mentre nel secondo tempo si è scattato subito, coprendo bene la porta e facendo una gran parata. Camerin, abbiamo commentato il primo tempo, nel secondo Lecce in qualche modo ha fatto valere
la qualità della sua rosa. Direi che siccome fino adesso abbiamo discusso sicuramente di quello che potrebbe essere stato un gol preso bene o male, però io dico che secondo me quello che è da evidenziare ieri è nel suo complesso la partita. Fare i complimenti al Treviso, che abbiamo visto per un'ora un grande Treviso sicuramente, una squadra che ha avuto sicuramente anche qualche accorgimento tattico, ma la squadra fin da subito si è vista molto più equilibrata nei propri ruoli, diciamo, e sicuramente questo ci fa ben sperare per le prossime partite. Allora, a proposito di tattica, vediamo la formazione con la quale si è schierato ieri il Treviso di Maurizio. Il modulo non cambia, Maurizio è stato molto chiaro da questo punto di vista: Campironi in porta, Videtta, Pierangelo Tarantino e Cernuto i tre di difesa, poi Brunetti, Fortunato, Salvi e Beccia a centrocampo, Nazareno, Tarantino, Piccone e Rizzo in avanti. Camerin, il modulo è sempre quello, c'è da dire che ieri abbiamo visto Brunetti e Beccia forse un pochino più arretrati rispetto al solito, anche perché costretti insomma dal gioco degli avversari. Lerda giocava con due esterni offensivi molto alti. E poi questo, non so se chiamarlo esperimento, di Fortunato centrocampista centrale, lui che aveva giocato sempre nel tridente. Sì, l'esperimento Fortunato non è un esperimento, perché lui ricopriva questo ruolo già altre volte e ieri lo ha dimostrato facendo molto bene. Poi riguardo al discorso che facevamo di Brunetti, non nego che secondo me Brunetti ieri è stato il migliore in campo, ma visto poi anche da altri tecnici che erano vicini. Questo non vuol dire che quello che sto dicendo sembra sto a discutere di una vittoria. È sicuramente una squadra che deve crescere in tutti gli elementi, però noi vediamo che di domenica in domenica, se andiamo a analizzare l'età media, andiamo a regalare circa 50 anni alle squadre avversarie, questo sia per il Trapani, questo sia per il Lecce, per cui abbiamo solo che da crescere dentro e fuori il campo. Insomma, i risultati prima o poi arriveranno, se si continua a giocare così almeno dovrebbero arrivare. Sì, sicuramente, è chiaro che facendo qualche punticino anche i ragazzi prenderebbero morale, però mi sembrano tutti convinti e sicuri che, credendo in quelle che sono le idee tattiche del proprio mister, i risultati prima o poi arriveranno. Allora, è il momento di leggere qualche messaggio che ci avete inviato tramite, ricordo, Facebook, Twitter, la mail a quale potete inviarci dei messaggi che poi noi leggeremo anche nelle prossime puntate. Vi ricordo anche naturalmente che potete intervenire in diretta al numero in sovraimpressione. Silvia, qualche messaggio? Sì, infatti noi abbiamo chiesto ai telespettatori se è meglio chiudersi per provare a conquistare qualche punto in più o continuare a cercare il risultato con il bel gioco. Federica ci dice: ok, il bel gioco, ma servono anche i risultati. Per Marco invece dice: siamo a 0 punti, ma il Treviso gioca bene e ne meriteremo almeno 3 o 4. Fortin, è mai capitato in carriera di vivere momenti, inizi di stagione difficili come questo? Fare giocare bene, fare 0 punti nelle prime 4 partite, magari può influire anche un po' sul morale, anche se noi nel dopo gara delle partite abbiamo sempre visto i giocatori del Treviso convinti e sicuri di poter far bene anche in termini di risultato, continuando a giocare così. A livello di morale, vista anche l'età giovane della squadra, un po' può influire. Però per esperienza credo che i risultati con il bel gioco alla fine arrivino. Lo so per i tifosi, per la società, per un po' anche la confidenza, quando perdi un po' di scoramento c'è. Però se si crede nel progetto, nelle qualità dell'allenatore, nel modo di proporre il calcio, credo che specialmente, ripeto, quando è una squadra giovane debba necessariamente passare attraverso il gioco, le idee e la qualità insomma della manovra. Io insomma ho sentito commenti positivi per quanto riguarda il modo di stare in campo del Treviso, per cui credo che alla fine questa sia la strada giusta. Non abbattersi, non guardare la classifica, anche perché mi sembra che abbia incontrato insomma delle corazzate finora il Treviso, quindi esatto, quindi non dimentichiamo questo. Il campionato del Treviso deve essere un campionato insomma di transizione, ottenere insomma quanto prima una salvezza tranquilla, da quello che ho capito. Quindi la strada del bel gioco credo che sia la strada migliore per anche per appassionare i tifosi, un po' di pazienza e non mollare insomma. Mi è capitato a me insomma di partire male, ma credo che si ottenga di più attraverso l'organizzazione e il gioco.
A proposito di Treviso, non te lo abbiamo chiesto finora, lo facciamo adesso, che ricordo hai di quei 3 anni che hai passato a Treviso con l'ambiente, la città. Beh, tu sei qua vicino, sì, di Noale. Sì, sono di Noale, quindi l'ho vissuta molto bene, insomma, perché il Treviso è una realtà molto, molto sportiva. Certo. Erano anni straordinari per quanto riguarda lo sport a Treviso. Forse il calcio, pur essendo in Serie B, era lo sport con meno risalto. Il basket, la pallavolo, insomma, padroneggiavano, ecco, quindi però un ricordo meraviglioso, perché a Treviso si sta bene, si vive bene, lo sport è inteso con i giusti valori. Io ho fatto 2 anni di B, è stato il mio esordio in Serie B, quindi ho ricordi belli, ho giocato, insomma, con un fior fior di giocatori, con Toni, Rocchi, Boriello, insomma, tanto per citarne. È stata una palestra per molti giocatori che adesso stanno giocando ancora in Serie A. Per me è stato il mio trampolino di lancio personale. Dopo 3 anni di Treviso, sono a Siena, quindi devo solo dire grazie a questi colori. Sono rimasti, li seguo con affetto, mi sono rimasti dentro, un'esperienza molto positiva. L'ultimo anno, il secondo anno, siamo retrocessi dalla B alla C in un anno sfortunato, però questo non cancella quanto, insomma, di buono il Treviso Calcio ha fatto e mi ha dato. Noi ci eravamo anche preparati un pochino su Fortin, Silvia. Vediamo di ripercorrere un po' anche quelle che sono state le sue principali squadre, specificando prima che però Fortin continua a giocare, attualmente stai giocando. Sì, ho fatto gli ultimi 2 anni un'esperienza all'estero, ho giocato Cipro, a Cipro. Sono tornato quest'anno, avevo la possibilità di andare ancora a fare calcio professionistico, ma ho preferito cambiare radicalmente, fare una scelta di vita, avvicinarmi a casa, alla mia famiglia, e quindi ho accettato la proposta del Terma Labano, una proposta, insomma, che mi ha convinto. La categoria non è un problema, facciamo l'eccellenza, ma a 38 anni ho ancora voglia di, insomma, di stare in spogliatoio con i ragazzi giovani, e questa credo che sia un'esperienza conclusiva della mia carriera da calciatore. Poi mi auguro, insomma, di poter iniziare quella di preparatore dei portieri e vedremo. Intanto mi godo ancora quest'anno tra i pali e poi dal prossimo anno vedremo. Una carriera importante, vero Silvia? Sì, esatto, esattamente, perché leggo qui che appunto ha giocato 3 anni al Treviso, dal 99 al 2002 in Serie B, poi vediamo diversi anni al Siena, poi Cagliari e Vicenza, e come ha detto Marco, appunto gli ultimi anni è stato al Cipro. A Cipro, un'esperienza anche di vita, immagino. Poi chiudiamo la parentesi su... Sì, un'opportunità, perché a 36 anni mi era capitata l'opportunità di andare a vedere un'altra realtà. Ho visto una realtà favolosa, il calcio come dovrebbe essere preso, senza stress, senza esasperazioni, la partita si vive molto serenamente. Abbiamo fatto 14 partite in Europa League, quindi è stata un'esperienza anche a livello sportivo molto molto interessante. Avevamo uno spogliatoio multietnico, ho imparato molto bene 2 lingue, quindi una esperienza a 360 gradi, è stata molto bella, conclusa con delle soddisfazioni, insomma. Bene, auguriamo naturalmente a Fortin di raccogliere queste soddisfazioni. Grazie. Anche poi quando passerà dal campo alla panchina come preparatore dei Grazie. Portieri. E torniamo invece alla prima divisione, restiamo, prima di sentire anche tutte le interviste del dopogara, andiamo a vedere quella che è anche la classifica dei marcatori dopo la quarta giornata. Sì, infatti vediamo che in testa c'è sempre Donna Murra con 4 reti del Como, poi 3 reti sono di Guerra con il Virtus Entella, Nazareno Tarantino del Treviso e Madonia del Trapani. Bene, allora tra poco le interviste del dopogara dallo stadio Tenni di Treviso, prima però ci fermiamo soltanto per un paio di minuti di pubblicità, restate con noi. Andiamo adesso a vedere l'intervista dell'allenatore del Treviso, Gennaro Maurizzi. Mister, anche oggi abbiamo visto un buon Treviso, almeno nel primo tempo. Qualche episodio sfavorevole, però di fronte c'era un certo Lecce. Sì, come dicevo prima in sala stampa, è sempre difficile stare qui a parlare, a commentare di un buon Treviso e poi il risultato è negativo. Abbiamo fatto 4 partite, 0 vittorie, anzi 0 punti, abbiamo subito 12 gol e questo è l'unico dato di fatto. Perché nel calcio contano i risultati e io credo in questo sistema di gioco, vado avanti per questo sistema di gioco fino a quando ne avrò le possibilità, ma mi dispiace stare qui a commentare un buon Treviso, ma gli episodi sono sempre a nostro sfavore. Abbiamo preso un gol
da 40 metri su rinvio sbagliato, abbiamo preso un gol su un netto fuorigioco, giocavamo contro la squadra più importante del campionato e sono abbastanza incazzato di aver perso la partita, sono più incazzato io dei tifosi che contestano sicuramente. Ecco, a questo proposito i tifosi hanno cominciato a rumoreggiare, forse a loro non basta il bel gioco. Ma è giusto, in tutte le piazze i tifosi quando non vengono i risultati gli addetti tutti contestano. Io mi assumo tutte le responsabilità, i ragazzi lavorano al 100% delle loro possibilità e l'unico responsabile sono io e me ne assumo tutte le responsabilità. E diceva crede comunque al 100% in questo sistema di gioco, anche oggi che si aspettava magari un Treviso più chiuso visto l'avversario sarà rimasto deluso, fortunato che è un attaccante tra i centrocampisti dal primo minuto Rizzo che tra l'altro ha anche ben figurato. Credo che Treviso abbia fatto una buona gara con questo sistema di gioco contro un avversario dal quale, ahimè e purtroppo, abbiamo ricevuto i complimenti come la mia squadra che hanno incontrato fino ad oggi, e questo mi fa incazzare ancora di più perché sono d'accordo ma i risultati dicono il contrario, quello che conta sono i dati di fatto, purtroppo per l'opinione pubblica, per i giornali, per tutto. Per noi che siamo qui dentro sappiamo che lavorando ci tiriamo fuori da, soltanto col lavoro ci possiamo tirare fuori da quelle che sono le nostre problematiche sul risultato. Io sono fiducioso perché vedo che la squadra crede ciecamente in quello che facciamo e quindi ho fiducia. Poi i dati di fatto sono diversi da quello che credo che meritavamo. Adesso è forse presto per guardare la classifica, però domenica sfida contro l'Albino Leffe che al momento occupa l'ultima posizione. Sì, ma io in questo momento vorrei non guardare la classifica perché avere 0 punti in 4 partite, poi nella mia carriera sono successi anche periodi peggiori ma magari in una fase diversa del campionato. Iniziare così, sì, forse l'anno scorso abbiamo perso 5 partite di seguito ma una a tavolino, quindi voglio dire, insomma, non mi era mai capitato di iniziare così, però sono sicuro che da domenica, da lunedì la squadra inizierà a fare punti. Ma perché è impossibile, giochiamo, produciamo un buon calcio, giochiamo e prima o poi i punti devono arrivare. E quindi comprensibilmente un Maurizi sconsolato, per usare un altro termine rispetto a quelli che ha usato lui. Abbiamo anche la moviola del contestato gol del 2-1 di Foti, la vediamo tra pochissimo. Prima un aggiornamento su San Marino Pavia, ricordiamo il posticipo di questa quarta giornata. Sì, vediamo che San Marino Pavia, siamo al 56esimo minuto, sempre 0-1. Quindi sta vincendo il Pavia, San Marino è una squadra che dovrà salvarsi, quindi probabilmente almeno per questo avvio di stagione se la dovrà vedere con il Treviso, sarà una delle dirette concorrenti del Treviso per la salvezza. Allora, se abbiamo pronte le immagini, vediamo la moviola anche per capire che il Treviso, eccole qui, è il secondo gol, c'è la sponda aerea di Diniz e c'è Foti sul secondo palo, sul primo, sulla prima battuta c'è Pia davanti a Campironi. Dalla moviola si vede, direi chiaramente, adesso chiederò un commento anche ai nostri ospiti, che sono in fuorigioco sia Foti che Pia, che credo sia in fuorigioco attivo, De Marchi. Beh, super attivo perché ha cercato di prendere la palla. Ha cercato di prenderla. Dunque, e poteva anche disturbare Campironi. Penso che già qua l'assistente doveva segnalare. Camerin, c'è stata anche giustamente delle proteste ai giocatori del Treviso che si sono evidentemente accorti subito dell'errore arbitrale. Sicuramente questo era un gol da annullare, ma non solo per il fuorigioco, però se andiamo a analizzare bene mi sembra che anche l'intervento dei due giocatori in area non mi sembra che abbia fatto fallo quello che è il centrale che è andato a colpire di testa nell'area nostra, perché se noi andiamo a vedere con forse un po' scivolato, gli è mancato un po' l'appoggio. Sicuramente è scivolato nella seconda parte, però vediamo che nella prima parte del contrasto sicuramente è stato trattenuto per la maglia. In ogni caso un altro episodio dopo quello del primo gol, certo che per una squadra che lotta e fatica per arrivare al risultato poi arrivano queste mazzate fortissime. No, sicuramente. Sì, prego Camerin. Poi però vorrei dire, per terminare questa azione, che sono cose che comunque in un campionato ci stanno, sappiamo sicuramente che squadre come il Lecce, come Trapani, come altre squadre hanno dalla loro, non diciamo dalla loro parte, ma sicuramente nel campionato sarà difficile anche sotto questo punto di vista. Fortin, sì, commento credo su questa azione, non ci sono dubbi, no, direi. È sempre un rammarico vedere una squadra che gioca bene perdere per un episodio, e credo che sia inspiegabile e incredibile come un guardaline
che lì in linea devi guardare solo quello, non possano rendersi conto che ci sono due uomini clamorosamente fuori gioco. Quindi tante volte si parla di risultato, ma credo che questi episodi vadano sottolineati perché spostano gli equilibri di una partita. Sicuramente il Lecce ha più qualità, è più forte, però questo è un gol da annullare e poi solo 1-1 si parla di un'altra partita, quindi starei attento e sono incredulo come ancora oggi i guardaline che sono preparati si allenano. È un errore clamoroso, è una situazione facilissima da analizzare. Non ci sono dubbi. Non era neanche un'azione particolarmente veloce. No, perché non ci sono dubbi. Doveva solo stare in linea con la linea del Treviso. Ce ne sono due clamorosamente. Il primo è 2 metri, l'altro è 1 metro fuori gioco. La palla la colpisce di fronte al guardaline, quindi è inspiegabile. Tra l'altro bisogna dire, è sempre spiacevole parlare della terna arbitrale, ma diciamo solo che qualche incomprensione tra il direttore di gara e i suoi guardaline ieri si è vista al di là degli episodi più clamorosi. Sì, anche clamorosi. Su delle semplici rimesse laterali. Sì, c'era un po' di indecisione. Allora, torniamo al Tenni per sentire anzi anche l'intervista a Franco Lerda, allenatore del Lecce. Mister, 4 partite, 12 punti, avvio migliore non poteva esserci, anche se oggi, soprattutto nel primo tempo, il Treviso vi ha fatto soffrire un po'. Sì, lo dicevo prima ai suoi colleghi, il primo tempo il Treviso è stato molto aggressivo, non ci consentiva di giocare, di sviluppare gioco, anche per il terreno di gioco che ci rallentava molto da dietro la manovra, non ci dava coraggio, ma il Treviso è stato bravo. E noi, dopo essere stati passati in vantaggio, l'unico rammarico è che non abbiamo gestito bene quella palla, perché era una palla che non potevamo uscire da un pressing controffensivo, dovevamo gestirla meglio, però ci sta. Però poi dopo siamo stati bravi il secondo tempo a passare in vantaggio e legittimare col gol di Memushai, insomma, una partita che ai punti meritavamo, insomma, nonostante il Treviso sapevamo che ci avrebbe messo in difficoltà e così è stato. Quindi, vista la classifica, non vi aspettavate comunque una partita facile qui al Tenni, anche perché il Tenni non è facile per nessuno. No, ma io il Treviso l'ho visto dalla prima partita, che ha perso il 90° contro il Cuneo su un calcio d'angolo gol di Carretto, poi per passare a Entella, dove è stata un'inferiorità numerica per la seconda volta dopo che è stato passato in inferiorità numerica col Cuneo, e poi l'ho visto a Trapani, dove ha disputato secondo me una buona partita contro una squadra di rango e ha perso per degli episodi, per delle situazioni, come dire, che nel calcio non sempre succedono, però purtroppo in questo periodo gli succedono a Treviso. Sapevamo di incontrare una squadra, nonostante le problematiche che sta trascorrendo, una squadra comunque in palla, e così è stato. L'ultima cosa, molti dicono e pensano che Lecce ucciderà questo campionato. No, Lecce non, Lecce adesso pensa alla partita prossima, che è contro l'Atletico in casa. Non deve solo pensare alla partita che viene dopo, non fare tanti voli pindarici, perché non è il caso. È certo che se considerassimo i complimenti raccolti dagli allenatori avversari come punti in classifica, il Treviso sarebbe quasi tra le prime sicuramente. Vediamo ancora qualche messaggio Facebook sulla nostra pagina Facebook di lunedì biancoceleste. Sì, abbiamo Pierantonio che ci scrive: va bene cercare il risultato con il bel gioco, ma basta difesa 3. E invece Alessio che ci scrive: secondo me bisogna cambiare allenatore. Ecco, due commenti abbastanza tosti. De Marchi, sulla difesa 3. Ma difesa 3 o difesa 4 o difesa 5 o difesa 6. Importante come sì, sì. O difesa 9, come dice il grande Capello. Il modulo dopo, sì, il modulo si mette al primo minuto, dopo durante la partita abbiamo visto, come dicevi te prima, che scendeva sempre Beccia, scendeva sempre Brunetti, dunque insomma, poi naturalmente ogni allenatore ha la sua teoria oppure il suo sistema di gioco, e il nostro mister gioca così, dunque, però penso che ieri non è che il Lecce ha preso a pallate il Treviso, cioè anzi, sì, dunque non è che dice la difesa 3 abbia preso 20 certo, tiri in porta, cioè non ha rischiato tanto. Non ha rischiato niente. Non ha creato, sì, più non è che dici, sì, ecco tutto quanto qua. I gol presi sì non sono pochi, ma due partite in inferiorità numerica, uno preso nel 90°, ieri 2 gol, così insomma, penso che sia un periodo. Allora, riguardo all'altro commento del telespettatore, gli facciamo rispondere direttamente dal presidente Renzo Corvezzo, che noi abbiamo sentito nel dopo partita, che parla proprio anche dell'allenatore Agenore Maurizio. Allora vediamo l'intervista.
Presidente, il Treviso ha dimostrato di poter tenere testa al Lecce, aveva giocato bene anche le ultime partite, però la classifica è impietosa, 0 punti. Questo è il calcio che alla fine conta, perché conta il risultato e il bel gioco, la bella prestazione alla fine poi non paga, anzi lascia la mano in bocca, perché anche oggi abbiamo visto che abbiamo fatto una gran partita, abbiamo messo in soggezione gli avversari che erano l'anno scorso in Serie A. Poi quel gol del 2-1 ti ha tagliato le gambe e quindi siamo un po' disuniti e alla fine la loro maggior classe è venuta fuori. Soddisfatto di come sta giocando il Treviso al di là dei punti? Si è spesso detto che ha giocato bene, un po' di episodi sfavorevoli, ma forse non merita, anzi sicuramente non merita i 0 punti in classifica. Allora adesso convocherò il mister per dirgli una cosa molto semplice. Bisogna giocare peggio, male, come in qualche partita l'anno scorso per fare i punti. Perché altrimenti ci abituiamo a essere belli, leziosi e poi alla fine non portiamo a casa niente. Noi dobbiamo essere più concreti, più diciamo una squadra di sostanza che mira il risultato a costi quel che costi. Quando sarebbe buttare la palla in tribuna, bisogna buttarla. Gli avversari in questa categoria non ti perdonano niente. Si è visto oggi il primo gol su per colpa della sabbia, un rilancio un po' così, e ha visto la messa nei croce di pali. Buonanotte. I tifosi hanno cominciato un po' a rumoreggiare, lei conferma comunque come aveva fatto in passato la fiducia al mister? Beh, il mister era contratto di 2 anni, quindi il mister starà qua con noi 2 anni, quindi non ci sono problemi per il mister. I tifosi, visto che sono sempre stati molto carini con noi, oggi hanno un po' reagito, però diciamo che reagiscono perché il risultato non è venuto. Se alla fine veniva il pareggio, sicuramente il loro modo di fare con il mister era diverso. Mi spiace se ti dico ricontro, però fa parte del calcio, ne ho subiti tanti anch'io. Io ho fatto le spalle grosse, ho messo su 10 kg e avanti. Un'ultima domanda riguardante al mercato, se ci può dare qualche aggiornamento, visto l'infortunio di Di Girolamo, si parla da un po' di tempo di un possibile arrivo di un difensore. Sì, abbiamo preso Bini, che da martedì sarà qua con noi. Bini l'anno scorso era il centrale del Piacenza, e quindi era un ragazzo che seguivamo insieme ai tecnici da qualche settimana, era in trattativa con squadre di categoria superiore, siamo stati bravi assieme ai tecnici a portarlo qua e martedì sarà fra le visite mediche qua da noi. Bene, allora questa è la risposta del presidente Corvezzo anche a chi rumoreggiava un po' ieri sugli spalti del Tenni, quindi a Genero Maurizi ha la piena fiducia della società, questo ha detto il presidente, ha parlato di un contratto di 2 anni, quindi lasciando ipotizzare anche una fiducia, non so se è a tempo indeterminato Camerin, ma comunque a tempo per lavorare. Mi sembra che le parole del presidente siano state eloquenti, ma non solo le parole del presidente, mi sembra che gente che ha calcato i campi di calcio per diversi anni lo hanno confermato, proprio sia il mister del Lecce Lerda, sia Fortin, che ha calpestato per diversi anni i campi di calcio, hanno constatato e visto che più che fare un'analisi sulla tatticità della nostra squadra ci sono stati degli episodi che sono stati tutti sfavorevoli a noi, ma questo, come diceva il presidente, noi abbiamo le spalle grosse e resisteremo sicuramente anche alla dea bendata e nel futuro cercheremo di andare incontro anche a questa. Un'altra cosa, una puntualizzazione, si parlava di Bini, lo possiamo considerare ufficiale? Il presidente diceva che domani farà le visite mediche, quindi soltanto un paio di giorni, poi dovrebbe arrivare anche l'ufficialità. Esattamente, è un giocatore che i nostri tecnici, dopo aver fatto un'analisi su più giocatori, hanno puntato e hanno fiducia in questo calciatore, lo metteranno a disposizione sicuramente del tecnico per dare qualcosa in più a quella che è la rosa, e dopo starà al tecnico e a chi gli ha detto i lavori eventualmente valutarne l'opportunità di inserirlo o meno nella nostra squadra. Vediamo un po' chi è anche Francesco Bini, Silvia. Sì, una breve scheda tecnica, vediamo che è nato nel classe 89 ad Empoli, è un difensore e per molti anni vediamo che ha giocato con il Piacenza in Serie B, poi con la Cremonese e lo troviamo da gennaio al Piacenza Serie C1 con 7 presenze. Quindi l'ultima stagione al Piacenza, un giocatore che conosce la categoria. Tra poco le pagelle del Treviso, una rubrica che ci avete detto di apprezzare particolarmente. Prima però un aggiornamento su San Marino
Pavia, se ce l'abbiamo, ricordiamo il posticipo della quarta giornata, si sta giocando proprio adesso. Sì, Luca, vediamo infatti che sempre San Marino-Pavia, siamo sempre 0-1 e siamo al 68esimo. Quindi il Pavia continua a vincere sul campo di San Marino. Prima di andare sul prossimo servizio, abbiamo qualche altro messaggio di Facebook, ci state scrivendo in tanti questa sera, cerchiamo di rispondere al più possibile. Sì, abbiamo Matteo che ci scrive: io punterei su Spinosa e Madiotto titolari e basta, al momento non ce ne sono altri. Bene, alcuni li abbiamo letti, abbiamo lanciato alcuni sondaggi e messaggi anche prima della trasmissione. E adesso allora vediamo le pagelle e poi dobbiamo tornare ancora allo stadio Tenni perché ci sono altre interviste da sentire. Campironi: d'accordo, sbaglia il rinvio da cui nasce l'1-0, ma Chiricò si inventa il gol della domenica. Prima e dopo, due miracoli su Bugliaccino. 6. Videtta: il migliore dietro, difensore arcigno che si fa valere in marcatura, forse fin troppo irruente. 6. Pierangelo Tarantino: qualche indecisione. Si perde Diniz sul gol del 2-1 leccese e non riesce a fermare Memushai sul gol che chiude la partita. 5,5. Cernuto: bene con Croppia, soffre di più Falco e con Tarantino non frena Memushai. 6. Brunetti: meglio in fase difensiva, soffre solo nel finale dopo una gara di sacrificio. 6. Salvi: il migliore del Treviso, chiude, rilancia e qualche volta conclude. Corre per due e fa reparto da solo, cuore di capitano. 6,5. Fortunato: in un ruolo non suo si rende utile con grande dinamismo. Sono più i palloni che recupera di quelli che smista ed è strano, considerato che si tratta di un attaccante. 5,5. Beccia: preferito ad Esposito, gioca con grande equilibrio. Pensa a difendere, ma quando può cerca il fondo. 6. Nazareno Tarantino: terzo gol in campionato, seppure tutti su rigore. Resta l'uomo più pericoloso del Treviso e tutte le azioni offensive passano dai suoi piedi. 6,5. Picone: quasi mai pericoloso, non ricordiamo un suo tiro in porta. Però fa reparto da solo e tiene impegnata tutta la difesa giallorossa. 6. Rizzo: all'esordio dal primo minuto l'ex giallorosso si fa valere nell'uno contro uno e prova a inventare qualcosa. Ci riesce in parte, ma è una prima che fa ben sperare. 6. Esposito: non attraversa un gran periodo di forma. Parte in panchina, poi entra al posto di Rizzo e fa l'esterno d'attacco. Si vede solo per un paio di cross sbagliati. 5,5. Madiotto: dentro per Tarantino, non incide sul match, anche perché un minuto dopo il suo ingresso il Lecce fa 2-1. 5,5. Maurizi: chi si aspetta un Treviso più chiuso di fronte alla corazzata Lecce sarà rimasto deluso. Arretra Fortunato per inserire Rizzo e anche se i due esterni arretrano spesso sulla linea dei difensori, non rinuncia mai a fare la partita. Il problema è che la sua squadra dura solo un tempo. 6. Guardiamo insieme l'intervista all'attaccante del Treviso, Nazareno Tarantino. Tarantino, anche oggi in rete, sempre il giocatore più pericoloso del Treviso, però nonostante anche una buona prestazione, soprattutto nel primo tempo, anche oggi nessun punto, anche se di fronte c'era un certo Lecce. Sì, dispiace, perché anche oggi abbiamo dimostrato per l'ennesima volta che possiamo giocarci le partite a viso aperto. E è un dato di fatto, 4 partite con 0 punti, non sono alibi, non ci sono scuse. Purtroppo nel calcio contano i risultati. Noi per ora abbiamo fatto 0 punti e quindi c'è solo da prendersi tutte le conseguenze di questo inizio di campionato che nessuno si aspettava. Però siamo tranquilli, fiduciosi e continuiamo a lavorare come stiamo facendo, perché già dalla partita col Trapani ad oggi ci sono stati ancora dei grossi miglioramenti, perché i piccoli errori, le piccole sbavature che abbiamo avuto domenica a Trapani oggi
forse c'è stata quella sul secondo, ma mi dicono che sul secondo gol, ma mi dicono che era fuori gioco di due metri. È un peccato perché oggi per noi fare un risultato è come se era come portare a casa una vittoria, perché di fronte c'era Lecce, però penso che chi ha visto la partita tra noi e loro non si è vista tutta questa grossa differenza. Se andiamo a guardare la rosa loro contro la nostra, giocatori che hanno anche 200-300 partite in Serie A, penso che ci siano giocati la partita a viso aperto. Si è visto un buon Treviso e ripeto, non sono alibi, però prendi un gol da 40 metri, quello fa l'Eurogol della domenica, e il secondo gol una piccola disattenzione, ma anche se era fuori gioco. Poi il terzo gol, vabbè, eravamo tutti in avanti per cercare di portare a casa un risultato importantissimo per noi, che ci dava morale e che ci dava fiducia. Però come ho detto prima, siamo tranquilli, noi siamo consapevoli dei nostri mezzi, c'è da migliorare tanto, solo col lavoro si può migliorare. Siamo convinti del lavoro che svolgiamo e di quello che il mister ci chiede, quindi siamo con lui e lo sosterremo fino alla fine. Il secondo tempo sei uscito, ci pare tu abbia chiesto il cambio, qualche problemino? No, c'avevo un po' polpacci e flessori che mi facevano male. Per evitare conseguenze peggiori ho chiesto il cambio ed è giusto, perché in quel momento lì non potevo dare una mano alla squadra, ed è giusto che a volte uno sia anche onesto con se stesso e che mister ho chiesto il cambio, così poteva entrare qualcuno che poteva dare una mano per gli ultimi 20 minuti, mezz'ora, è giusto così. E allora anche Tarantino ha parlato di episodi, in realtà anche voi ci confermate che alcuni episodi hanno condizionato la partita, vero Silvia, su Facebook? Sì, infatti Roberto, vediamo che ci scrive: per gli arbitri della Lega Italiana siamo già in seconda divisione, il guardaline ieri era imbarazzante, facciamoci sentire. Piuttosto arrabbiato anche questo tifoso, forse più anche del mister Maurizio. Allora, a proposito di Tarantino, volevo chiedere a Fortin quanto un giocatore di una categoria superiore, qual è Nazareno Tarantino, ha giocato tanti anni in Serie B, fino all'anno scorso in realtà nella Juve Stabia, può incidere, può aiutare, soprattutto in una squadra giovane, l'esperienza di un ragazzo così può servire? Può servire se si mette a disposizione del gruppo, se mette le sue qualità e l'esperienza anche in spogliatoio a disposizione della squadra e permette di essere un esempio per gli altri giocatori. Io ho avuto la fortuna di giocare con grandi campioni che prima di essere campioni sul campo lo erano fuori dal campo e con l'esempio. A me questi, faccio un esempio, Enrico Chiesa, Tore Ander Flo, che hanno giocato addirittura mondiali con nazionali, erano i primi a arrivare, gli ultimi ad andare via, quindi esempi in tutto e per tutto, dal particolare alla grande giocata. Credo che quando un giocatore è di categoria superiore ed è riconosciuto come leader e si cala nella parte, può essere un punto di riferimento importante. Parlavo adesso con i miei amici ospiti, è una squadra talmente giovane che ha bisogno di punti di riferimento. E quindi l'allenatore e i giocatori di più esperienza devono essere, insomma, visti come degli esempi da seguire. E dobbiamo dire che Tarantino finora dimostra di essere un leader anche fuori dal campo, sempre impeccabile, credo. Camerin anche nelle sue apparizioni televisive è sempre il primo a metterci la faccia, anche in un periodo magari un po' meno fortunato come questo. No, ma i ragazzi, Tarantino come tutti gli altri, sono tranquilli, sicuramente amareggiati perché qualche risultato viene meno, però diciamo che il loro umore sia nello spogliatoio sia fuori dallo spogliatoio è buono e questo fa ben sperare sicuramente per il futuro. Però diciamo che ecco, già da lunedì prossimo speriamo che le cose possano magari leggermente cambiare. Allora, giocatori di esperienza ne ha in abbondanza il Lecce, allora noi sentiamo due di questi, in particolare Salvatore Fotti e Ledian Memushai. Anche oggi, come sette giorni fa, l'ingresso di Fotti ha cambiato in qualche modo la partita, il gol del 2-1 importantissimo, una bella soddisfazione per te. Sì, è importante, come settimana prossima è stato un gol fondamentale per i tre punti, e in una partita che si era messa comunque complicata perché il Treviso aveva bisogno di punti dopo un avvio difficile, e niente, è andata bene sia personalmente che a livello di squadra. Un gol dal sapore particolare, visto che a Treviso avevi giocato e non ti sei lasciato benissimo con i tifosi. Ma veramente sono loro che non si sono lasciati bene con me, perché chissà chi era dell'ambiente di quell'anno sa quello che abbiamo passato noi giocatori, e penso che eravamo i meno responsabili di quello che è successo a livello della retrocessione, diciamo. Era impensabile, impossibile
pensare soltanto al campo, era una situazione veramente disastrosa, ora non sto nei particolari, diciamo, però diciamo che ho sbagliato a reagire comunque alle provocazioni loro, però io ho lasciato anche molte persone che comunque mi vogliono bene qui e che sono venute anche a trovarmi in albergo qua a Treviso per venirmi a salutare, quindi ho sbagliato soltanto a reagire alle provocazioni di quella parte dei tifosi. Foti si candida anche un posto da titolare adesso. Ah, mi sa che il mister non mi fa più giocare, adesso mi fa entrare sempre. A parte scherzi, però ci spero, il tempo di trovare un po' di condizione e poi spero di comunque dare ancora una mano ulteriore. Emushai, il tuo gol ha chiuso la partita, un 3-1 che regala 3 punti a Lecce e la vetta della classifica rimane lì. Sì, no, oggi era una partita molto difficile su un campo che secondo me non era in ottime condizioni, contro una squadra che una buona squadra che ci ha dato parecchio filo da torcere. Quindi è andata bene, alla fine siamo contenti di questa vittoria, però bisogna continuare ancora così, pensando anche alla prossima partita che è difficile. Per te è già un ruolo importantissimo in questa squadra? No, secondo me siamo tutti importanti. Lecce non può pensare di avere solo un giocatore importante, Lecce deve averne 20 di giocatori importanti, quindi poi tutti saranno chiamati in causa e tutti dovranno dare il loro. Rieccoci in studio, lunedì biancoceleste, siamo quasi alla fine, è giusto il tempo di ricordare il prossimo turno e presentare un po' il prossimo impegno del Treviso a Bergamo contro l'Albino Leffe. Leggiamo tutto il programma del prossimo turno. Sì, abbiamo Albino Leffe, Treviso, Cremonese, Lumezzane, Lecce, Tritium, Pavia, Virtus Entella, Portogruaro, San Marino, Reggiana, Como, Sud Tirol, Carpi, Trapani, Cuneo e riposerà il Ferralpi Salò. Allora, ricordiamo ancora una volta che l'Albino Leffe e il Treviso giocherà a Bergamo nel posticipo di lunedì sera. La nostra trasmissione andrà in onda regolarmente martedì sempre alle 21 e poi dopo la partita, la sintesi, la differita della partita Albino Leffe e Treviso. Trasferta che si preannuncia difficile anche perché proprio in queste ore è arrivata l'ufficialità, se non sbaglio, che due giocatori sono stati convocati da Bertotto nella rappresentativa di Lega Pro, vero? Sì, esatto, Luca. Abbiamo Simone Ponteggia, centrocampista, e Manuel Persone, attaccante, che sono stati convocati per lo stage del 25-26 settembre. Trasferta anche difficile, De Marchi, perché l'Albino Leffe fino all'anno scorso giocava in Serie B senza la penalizzazione, sarebbe assolutamente una posizione tranquilla di metà classifica, quindi un'altra battaglia per il Treviso. Trasferta molto impegnativa per il Treviso. Albino Leffe anche questa è una squadra un po' come Lecce d'esperienza, che viene appunto dalla Serie B, avrebbe 6 punti in classifica, una squadra che non ha mai perso, dunque una squadra sicuramente solida, dunque una squadra che ha fatto 3 pareggi o una vittoria, 2 pareggi, insomma non ha mai perso, dunque, sì, dunque praticamente questo dimostra della solidità della squadra, insomma della convinzione della squadra quando va in campo almeno di non perdere. Per il Treviso speriamo che sia una trasferta che un po' che porti i primi, che punti. Porti i primi punti, anche perché magari meno complimenti e qualche punto in più Camerino, anche perché comunque come dicevano, io meglio tutti e due, ma insomma la difficoltà della categoria penso abbiamo vista qual è. Abbiamo incontrato delle squadre importanti sicuramente e non credo che l'Albino Leffe sia una squadra che potremmo dichiarare superiore né al Lecce né al Trapani. Abbiamo visto che con queste squadre siamo riusciti a dire la nostra, però anche il proverbio non c'è due senza tre si è esaurito credo con domenica, perché le squadre che noi incontravamo ogni volta la domenica successiva hanno perso, e speriamo, questo è successo nelle ultime 3 domeniche, e speriamo che da domenica ci sia l'inversione di tendenza. Fortino, un'altra partita difficile per il Treviso, potenzialmente importante per la svolta che potrebbe dare, perché una vittoria a questo punto potrebbe dare un po' il segnale a Treviso, fiducia. Io sarei contento anche di un pareggio fuori casa, servirebbe a sfatare insomma questo... Basterebbe quello insomma dare la scossa. Sì, dare una scossa, cominciare a muovere la classifica, prendere un po' di entusiasmo, dare convinzione a questi giovani e dare un po' di serenità all'ambiente che mi sembra un po' in questo momento più turbato riguardo ai risultati che a tutte le altre condizioni che una squadra molto giovane necessita. Scusa Luca, sì, perché siamo in chiusura, dimmi pure. Una non vittoria dell'Albino Leffe, cioè terrebbe appunto l'ultima in classifica, ricordiamoci che
Sì, dietro ancora, di 4 punti. Ancora meno 4, speriamo che rimanga. Sì, si dice dopo 4 giornate, magari un po' presto per guardare la classifica, però, ma insomma, quando c'è un momento di vedere una dietro, insomma, anche se c'è la penalità, no, non sarebbe male, insomma. Giusta osservazione. Allora, è il tempo di ricordare i nostri contatti, potete scriverci anche in settimana quali recapiti. Sì, allora abbiamo la mail lunedi.biancoceleste@gmail.com, oppure abbiamo la nostra pagina Facebook Lunedì Biancoceleste, oppure su Twitter @lunedibc. Se volete anche chiamarci, contattarci in diretta, il numero è 0422 36 05 23. E aspettiamo la prossima puntata, ringraziamo gli ospiti che sono stati con noi. Va bene, ringraziamo Marco Fortin, portiere ex Treviso. Grazie. Buonasera. Il Giuseppe Camerin, responsabile marketing Treviso. Buonasera. Grazie a tutti. Grazie a vederci. E il preparatore del portieri settore giovanile, sempre del Treviso, Federico De Marchi. Buonasera a tutti, ciao Luca e alla prossima. Ciao Federico, grazie a tutti voi che ci avete visto da casa. Vi ricordo l'appuntamento con Lunedì Biancoceleste, sarà eccezionalmente la settimana prossima, martedì, sempre alle 21, sempre in diretta naturalmente su Treviso 1. Grazie e buonanotte. Oh, 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 o